benvenuto al mio nuovo video post. Oggi parlerò dell'osservazione delle emozioni. Che significa osservare un'emozione? Significa riuscire in qualche modo a dissociare all'interno di se stessi una parte di sé che è capace di osservare un'altra parte di sé. La parte emotiva è la parte silenziosa, osservatrice, non giudicante. L'osservatore non giudicante e silenzioso riesce in qualche modo a vedere il percorso emotivo, tutto l'excursus emotivo, nel momento in cui l'emozione si scatena. E l'emozione si scatena con un evento esterno, perché l'evento esterno innesca un meccanismo di pensiero, di ricordo, che innesca a sua volta l'emozione. Quindi è un programma di pensiero, è un programma di emotivo associato. In questa associazione di pensiero ed emozioni, l'osservatore esterno funge da parte interiore che è capace di osservare e anche di trasmutare quell'emozione laddove ne abbia capito il meccanismo. Cioè, nel momento in cui noi riusciamo a osservare profondamente i meccanismi emotivi e tutto ciò che scatena quella emotività a livello di pensiero, cominciamo a conoscere la nostra programmazione. E se quei pensieri e quelle emozioni l'osservatore interno si rende conto che non sono propriamente della nostra essenza, del nostro essere, si rende conto della programmazione di questa struttura pensiero e di questa struttura emotiva, allora chi è che comanda? Ci rendiamo conto che quei pensieri e quelle emozioni non sono nostre. Soprattutto con le emozioni molto forti, perché tutta la scala emotiva ha un suo percorso, raggiunge un picco e poi ridiscende e tende a scaricarsi. È proprio nell'osservazione di questi picchi che noi cominciamo a conoscere noi stessi nell'esplicazione della nostra realtà interiore. Chiaramente questa osservazione è interiore. I nostri occhi non sono più rivolti verso l'esterno, ma sono girati all'interno. E quelli sono gli occhi dell'anima. Ciao!